Allora, ragazzi, già date un'occhiata a me. Guardate quanta voglia ha di iniziare, che io mi stavo ancora a sistemare il microfono, lui già parte. Sì, perché oggi giochiamo su SSD, infatti la popolosissima Night City parla da sola. No, aspetta, io voglio facciamo il primo test tecnico. Vediamo se carica le texture, perché io mi aspetto che in questo momento Fanculo CD Projekt, andatevene a fanculo. Questa non è che è post produzione, non stiamo a fangmo, abbiamo iniziato, per Dio. Invia segnalazione di ma la vostra mamma è... Ma secondo me non invia un cazzo. Sì, però capisci che non si può vivere così. No, ma io sono innamorato di questo gioco, sempre peggio. Però se tu gli vai pure incontro, capi? Ma lui crasha. Per farvi capire, sono migliorati i tempi di caricamento. Sì, sì, perché poi crasha prima, quindi crashando più spesso, tu devi caricare più spesso, quindi è meglio che siano più brevi. Tu non le stai provando tutte per farlo funzionare bene sto Questa gioco. Questa è la velocità dell'SSD. Vedi che è molto più veloce. Si carica. In realtà il caricamento è molto rapido, quindi noi stiamo scherzando, è vero, siamo su SSD, però altrettanto seriamente vi diciamo il gioco ha appena mo sto andando soltanto avanti, quindi infatti si vede che stiamo... Quello che voglio fare è correre come un pazzo, questa macchina me lo permette, per arrivare a una zona non caricata. Prova ad entrare in se ci riesco sempre. Però guarda la densità, guarda quanta gente, vedi che adesso carica, sì. Che cosa spawna? È spawnata. Però vabbè. Allora, scendo da questa, me ne prendo un'altra. Prendo questa che dovrebbe essere più veloce. Ricordiamo che l'SSD è consigliato. Non è obbligatorio. No, anche perché su PlayStation 4 non girerebbe il gioco. Cioè, non gira in effetti. Però. Quindi, ragazzi, ho parlato di un gioco che come requisiti minimi ha qualcosa che la versione old gen non ha. Quindi dovete mettere il cervello a posto. Cioè, questo gioco è un prodotto vendibile o no? Per noi no. Perché comunque un SSD ha il suo costo, comunque una 3080 ha il suo costo e comunque il gioco non va bene. Però no, dai, bene così, sta... No, almeno la città non si sta svuotando. Sono contento che... Ti rendi conto che stai facendo complimenti a un gioco solo perché funziona come dovrebbe, sì. Vabbè, però io ci tengo, sai. Dopo la spesa di una 3080 e di un SSD. Bene, sono felice. Almeno se moriamo non deve aspettare 40 minuti, capite? Bene, dopo 15 ore di... Però è un'altra cosa con l'SSD, raga. È un'altra però cosa. Ho sbattuto... Perché immagina adesso dover riavviare senza SSD. Ho capito perché è consigliato, perché quando flatlinea... Ma è colpa nostra perché dovremmo ricominciare il gioco da capo, capito? Rigiocare, perché poi è bello ricominciare la campagna. Però forse è colpa mia. Perché? Che hai fatto? Perché... No, la mail, no. Perché mi sono piantato sotto il guardrail. E quello il gioco ha detto, no, vigliacco. C'è sta cosa che crasha dall'ultima... Cioè l'ultima patch che l'ha distrutto. Pensavo fosse colpa, sai, dei caricamenti che uno... se ne mettono tanti, a un certo punto il gioco dice, no, basta. No, è l'ultima patch che ha fatto un bel lavoro. Una tavola 7. Però guarda che begli scorci. No, cioè... gli scorci. Partiamo da. Allora, stiamo giocando su SSD. Io non mi ricordo più i voti, stavano per qua, ma qua. 5! No, vedo voto medio, 5! Non ci avevi preso. 5. Io spero che non crash. Non crash. Spero che non crisis. Mi ha mandato un mandato di polizia. Poi non c'è mai una penna. Grazie. Ragazzi, c'è sempre qualcuno che ci aiuta, perché sanno che siamo... Tre! Allora, io credo che è successo qualcosa di pesante. Però proprio che sia successo qualcosa di pesante, perché non è possibile. Allora, scendi dalla macchina, fatela a piedi, per favore. 2,5 km a piedi, se ci mettiamo una settimana, ci mettiamo. Invece così facciamo subito arriva. Oh, vado piano, ti giuro. Anzi, vado piano. Allora, io un'altra macchina, guarda, una vettura che va piano. No, ti concedo i 50 all'ora, dai, ti concedo i 50 all'ora. 50 all'ora sono 70 all'ora, quindi devo andare a 37. Chi ha detto,
Enzo somiglia per hour. Ah, giusto. Tu dici che sono una miglia? Io sono una piana. Sì, sì, no, anzi, facciamo così. C'ho un chilometro. Un chilometro me lo faccio ligio rispetto pure alle precedenze. E parto! Uno! Volevo rispettare le precedenze. Non era, non per era la prima volta in assoluto nei GTA, ma non c'ho mai, forse una volta ci ho provato. Non era, come hai detto, rispetto alle precedenze, hai visto? La tua natura, non devi andare contro natura. Sì, ma non può essere che crash ogni 4 secondi e mezzo. No, oh, io scendo a sta mafia, un po' darsi che la mafia. Forse sì, forse la nuova patch crea problemi ai veicoli. Vado con la moto. Va bene. Non credo che cambierà qualcosa, ma vai con la moto. Vado con la moto. E vai in prima. Ma ci ha crashato qualche botta con la moto, no? Vai in prima persona però. Esatto. No, 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 così crash. Perché si allarga il field più. Sì, no, vai, no, io sbatto dappertutto. E ci facciamo tante risate se sbatti, però. Io comunque sia. Allora me la faccio così piano. Sì, comunque. Zero! Mo mi dici dove cazzo è l'errore. Io farei un controllino dell'integrità dei file. Ancora con sto cazzo di codabbo? Dai, allora non giochiamo più, dai, ci fermiamo. Dobbiamo giocare. Che okay, te stiamo giocando io e te adesso. Sì, io. Stiamo. Io che devo fare? Ma una nuova partita per il sociale. Così, arrivate a un punto di libertà, vedete se il problema è salvataggio. Bene. Nel senso? Iniziamo una nuova partita, cioè su un altro salvataggio, no, ovviamente. No, no, ma tu sei scemo. No, skippiamo tutto, skippiamo tutto, arriviamo soltanto in open e vediamo se il problema è il nostro. Ma ci devi arrivare in open. E skippi tutto. Tanto è nostro... da solo, non ti preoccupare. Tanto il nostro scopo è fare le secondarie. Facciamo tutte secondarie. Lascio il computer. Ma non lo puoi. Regalo, te lo porti a casa e fai un cazzo. Ma ce l'ho il computer a casa. E tra l'altro c'ho pure installato Cyberpunk. Ma io ho installato la prima versione, quello che funzionava male e basta. Un chilometro me lo faccio a piedi. Me lo faccio a piedi. È colpa mia, non è del gioco. Certo che è colpa tua. Vai, fatti un chilometro. Vado a piedi, un chilometro a piedi. Tanto quando ci vorrà per fare una passeggiatina. Meno uno. Io gli ho dato tutte le possibilità, cioè mo non mi venite a dire allora, che colpa ultima, nostra. Ultima possibilità, ricarica un salvataggio prima. Carica un salvataggio di un mese fa. Come un mese fa? Che arriva un mese fa? Ma sei scemo? Proprio indietro, guarda, dal 13 al 22 ci andiamo veramente troppo. Vabbè, ma se... cioè, l'esperimento... Da quando è, che, quando è che abbiamo fatto l'aggiornamento? No, il 13. Sì, il 13 abbiamo fatto l'aggiornamento. Quindi apri un salvataggio da prima, cippinien, dai. Questa è cattiva, questa è proprio una... Questa è proprio cattiveria. Ma non è cattiveria, voglio capire che è cazzo. Da parte tua è cattiveria. Sì, ma che io cazzo succede? Certe qua? Cose non me la cattiveria è se io mo ti cancelli i salvataggi e ti costringo a ricominciare la raga. Cattiveria. Guarda che bello, ma che bello. Queste tutte le volte che carichiamo questo salvataggio io rimango stereofato. Ma che bello, ma che bello. Cioè, non gli vuoi dare una sufficienza, guarda che bella. Meno due. Allora, mo proviamo a vedere se è la colpa dell'SSD magnetico. Ecco che ci blocchiamo di nuovo. Ma no, no, sono bravissimo a far parte. Gli oggetti sono cominciati a essere un po' strani. Da mo. Questo è l'SSD, ma ti faccio vedere. Gli oggetti cominciano. Andiamo al fumo. Nessuno è arrivato al fumo, guarda. Dai ragazzi, dai, adesso vediamo. Però è una discarica proprio piena di merda, eh. Cioè, da poi ci tiri fuori una casa nuova. Sì, infatti un po' poi, di riciclo nel 2020. Io non ho capito tutti questi frigoriferi. O so server, so frigo server. Secondo me se arrivi in cima, se riesci ad arrivare in cima... Ci sono, cioè, guarda, che si avvicina. Stiamo arrivando. Questa è più difficile, questa parte. Cioè, dovete capire che quest'uomo è... No, io non tutto. Capisco se sto... Guarda dove siamo, che bello. Bellissimo, oh, la vista da qua sopra. Meno uno... Torna indietro, qui non c'è niente per te. Per ora, sì, perché poi che cazzo ci sta qua? Per ora non c'è niente per me, ma domani chi lo sa. Poi fanno il DLC, capito? Bravi CD Projekt, il gioco non si blocca ogni 5 secondi. Il fumo. Grandi. Fammi vedere questo fumo, CD Projekt, non mi rimandare indietro in culo a mammi, da. Bastardi! Eccolo. No, il fumo è quello che... Vabbè, esce dal cazzo che li frega. Ok, ho solo. Meno 3. Credo che ogni tanto. Guarda, adesso mi dà un'altra botta. Hai visto? Ma perché? Meno 4. Via! Ci sono! Oh! Via! Ui! Sta venendo fuoco! Ui! Ui! Sono vivo! Ui! Perché dovevamo andare all'afterlife qua? Madonna, quando indietro stiamo. In linea di massima il gioco adesso non dà più problemi. Magari si era corrotto un salvataggio, magari. Colpa nostra, ovviamente.
Allora io mo provo a farla stealth. Rilevo. È abbastanza stealth. Ho fatto, no? Pulito, tutto a posto. Macchina da caffè. E chi non si porta dietro una macchina da caffè? È chiaro, però le scarpe di vernice da... Che sta succedendo là? 9. Però no. È molto bello, mi piace. Questa cosa non l'avevamo mai fatta. Perché è inutile? Perché non ci possiamo dire, non ci può mettere niente. Non serve a niente, cioè una finta interazione. Però se tu mi... No, non mi dici, cioè... Occhiali da sole... Che sta succedendo? Non ce l'arriva io. Cioè, ma hai capito che cosa possiamo... Possiamo trasportare i cadaveri? Lasciala così, vattene in giro, che cazzo te ne frega a te. E metti la visuale in terza persona così la vediamo bene. Ho capito cosa vuoi fare, questa è una cosa bilaterale. Buono così, vai, vai. No, questa scena. No, no, che scena. Ha crashato! 5! No, ma io stavo a fare il capolavoro, dai! Non possono farmi crashare il gioco così! Ha flatlineato, non si dice crash. Però ho fatto un capolavoro, quello succedeva una cosa bellissima, potevo portare i cosi di, ma che palle, uno scopre una cosa nuova. Vabbè, io proprio credo che rientrando in città l'albero ha cominciato a crashare come la merda. Si è crashato su nulla cosmico, non è... Io... bloccherei qua questo gameplay. Noi ci vediamo al prossimo. Dopo questo gameplay qui ci mettiamo a fare il controllo dell'integrità, no, dei file. Dobbiamo riscaricarlo tutto. Per forza di cose prendo... E ricominciarlo da capo. Ti ho letto nel pensiero. No, prendo il salvataggio, stavo finendo di dire, sì. E vediamo un attimino. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. L'SSD non ha risolto molto. Abbiamo corrotto irreparabilmente. Cioè, io non so più che questo si chiama su Cyberpunk. L'SSD ha rotto tutto di nuovo. Cyberpunk su SSD, ora sì che funziona. Lo chiamerei. Ora sì, ora sì che ora è sì rotto. Che? Alla prossima, ragazzi.